it fast, the list goes on. If you just say the words out, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. So much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Parliamo adesso di scuole fredde. Abbiamo avuto un inizio dell'anno un po' traballante, Erika, se non... Beh, c'è stato tutto il problema delle scuole congelate, genitori arrabbiati. C'è ancora un asilo, mi pare, in un esatto. Municipio. E infatti, nonostante poi il gelo fosse stato annunciato, io me lo ricordo, prima della fine del 2016... ma torna il tema della programmazione, esatto. No? Che abbiamo affrontato una prima intervista. Sì, dell'assistenza sociale. Infatti, come appunto, nonostante fosse stato annunciato da molti giorni, al rientro delle vacanze di Natale, i nostri alunni hanno ritrovato scuole che, insomma, senza mezzi termini, definirei freezer. Inoltre, il 20% dei casi, gli insegnanti hanno addirittura dovuto rimandare a casa gli studenti. Beh, voglio vedere. E dici, no, non stare so, in aula. Fosse stato figlio tuo, no? Io l'avrei mandato. Scusami, La giunta di Virginia Raggi, fra l'altro, si era detta pronta a questa ondata di freddo che stava per arrivare, prevedendo l'apertura dei riscaldamenti nelle aule scolastiche con oltre 24 ore di anticipo rispetto all'inizio delle lezioni del 9 gennaio. Ma c'è anche qualcosa di... c'è un grido di allarme che è arrivato nelle ultime ore, ovvero quello che il 50%, quindi insomma la metà, delle scuole sarebbe contaminato dall'amianto, una percentuale appunto notevolmente alta per un pericolo reale come appunto l'amianto. Ne parliamo oggi con il professor Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, al quale io voglio fare subito questa domanda: davvero la percentuale delle scuole, appunto il 50%, è contaminata dall'amianto? Sì, ma più che contaminate, diciamo che sarebbe un disastro ambientale enorme, sono, diciamo, scuole che hanno all'interno pezzi di amianto, dall'Eternit ai cassoni che ormai sono desueti, sono stati abbandonati, ma sono ancora nelle scuole. E quello che appunto si spera è che tutti questi elementi di amianto siano stati messi almeno al riparo dallo sfarinamento. Come?
più che togliendoli, perché il costo pare che per l'ente locale sarebbe altissimo per toglierlo e poi metterli in discarica, soprattutto per, celofanandoli, cioè ricoprendoli con tutta una serie di teloni di plastica e impedendo che ci possa essere questa polvere di amianto che si disperde nell'ambiente. E moltissime sono le scuole romane che hanno appunto l'amianto. Certo. Oltretutto l'amianto, in molti casi l'amianto è anche all'interno dei muri che sono stati a suo tempo coibentati utilizzando fibre di amianto e così via. È un problema grosso che non viene mai messo in evidenza più di tanto. Va bene, la ringraziamo professor Rusconi. Prego. Grazie. Prego, prego, prego. Metropolitan, Missouri, Impero, Augustus, Quirinale, Airone, Gregory, Apollo. Questi sono solo alcuni dei nomi dei cinema chiusi di Roma, il cui numero ammonta a più di 40, sì. Avete sentito bene, più di 40 cinema chiusi soltanto a Roma. Alcuni sono chiusi, altri sono stati adibiti ad attività commerciali. Ad ogni modo sono più di 40 occasioni perse per l'arte e per la cittadinanza. Da questo dato inizia nel 2011 il progetto Macine, promosso da un gruppo vario di ricercatori con l'obiettivo di mappare i cinema chiusi di Roma. Grazie poi alla collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università La Sapienza viene realizzato nel 2013 il docufilm Fantasmi Urbani. È un'inchiesta sui cinema chiusi di Roma che viene presentato durante il Festival del Cinema di Roma. Siamo al telefono con Silvia Sbordoni, che è una rappresentante del progetto Macide e un'artista romana. Silvia, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Silvia, benvenuta. Grazie mille. Siamo qui molto curiosi di sapere come nasce il progetto Macine. Allora, il progetto Macine nasce da una riflessione più ampia sulla mancanza a Roma di spazi di fruizione e soprattutto di produzione culturale. Nasce nel 2011, in quel periodo facevo parte di un collettivo di artisti e lavoravamo principalmente con progetti di arte urbana e progetti di arte relazionale, quindi ci confrontavamo spesso con questi temi e pensammo in quelle occasioni, insomma, che i cinema fossero la metafora perfetta delle trasformazioni urbane, economiche, sociali in atto. Quindi, come dicevo, il progetto nasce nel 2011 come Macine Festival del Cinema Chiuso, quindi diciamo questo primo festival venne fatto in concomitanza con il Festival del Cinema di Roma e intervimo sul territorio appoggiando dei manifesti d'artista nelle bacheche o insegne dei cinema chiusi della città. Quindi ogni manifesto era un'opera d'arte fatto da un artista diverso. Quindi si giocava un po' sul ironizzando, nel senso che questi manifesti, anche se erano artistici, comunque simulavano un po' una riapertura del cinema su cui si era intervenuti. E di riflesso quindi si metteva in evidenza la situazione di inattività. In quel caso appunto a livello mediatico funzionò, avevamo anche dei riscontri. E in realtà ad oggi ci continuano ad arrivare mail da persone che hanno conosciuto il nostro progetto, magari ci segnalano dei cinema e ci raccontano storie. Quindi insomma è un argomento chiaramente molto sentito. Allora se ne parlava poco, oggi... Ah, poi se ne parla invece molto di più, è all'ordine del giorno. Senti, ma in questi anni, parliamo dal 2011 a oggi, i cinema continuano a chiudere, com'è la situazione? Aumentano i cinema chiusi o aumentano i cinema che proviamo a riaprire? La situazione è abbastanza complessa, nel senso che, per esempio, la mappa di Macine sui cinema chiusi di Roma è in continuo aggiornamento ed è difficile stargli dietro. Purtroppo molti continuano a chiudere, alcuni appunto magari non vengono neanche segnalati o non fanno neanche troppa, cioè non hanno neanche una rilevanza mediatica. Altri magari sui quali ci sono state anche associazioni, comitati di quartiere per la riapertura, si sono raggiunti dei risultati. Per esempio c'è il Cinema Impero che sembra che abbia aperto una parte almeno, proprio perché comunque è inagibile, diciamo, nel complesso, tutto il complesso cinema. E il Cinema America, che era occupato e adesso in realtà ha vinto il bando per i ragazzi del Cinema America, hanno vinto il bando per la Sala Troisi, e quindi questa cosa appunto, cioè, anche la Sala Troisi dovrebbe riaprire.
E in altri casi, per esempio del cinema Airone, che appunto sembrava qualche anno fa che ci fosse una riapertura imminente, perché comunque è un cinema molto importante anche a livello storico-architettonico ed è proprietà del Comune di Roma, di questo invece non si è proprio più parlato. E, quindi i dati possono essere un po' incoraggianti, insomma. Ma diciamo che la cosa incoraggiante è il fatto che se ne parli molto e che quindi ci siano molte più persone interessate alla riapertura o comunque a far sì che questi spazi riaprano, magari non proprio come cinema, come erano prima, ma come spazi polifunzionali, spazi per il quartiere, poi dipende appunto da dove il cinema, cioè da dove sta il cinema in particolare. Certo. Cinema di quartiere, di un cinema centrale, eccetera. Ci racconti un dato, un aneddoto, un qualcosa che avete scoperto attraverso questa ricerca sul territorio? Un qualcosa di curioso, particolare, anche forse divertente, chissà? Allora, sì, ce ne sono di storie, in questo senso ce ne sono tante. Poi ogni cinema ha la sua storia, che appunto è fatta di tante cose, della sua architettura o delle storie delle persone che lo hanno abitato. Però vabbè, la prima cosa che mi viene in mente, curiosa, che scoprì è che, per esempio, per quanto riguarda il Cinema Impero, esiste una copia esatta del Cinema Impero ad Asmara, che è funzionante, e quindi fu la prima cosa che ci colpì, tant'è che il primo intervento di Macine fu proprio sulla bacheca di questo cinema, con una scritta: ci siamo trasferiti ad Asmara, un po' per ironizzare anche sul fatto che appunto c'era lo stereotipo, no? L'Africa sembra, invece in realtà lì era funzionante. E poi l'altra cosa che sì, fa un po' ridere, però per certi versi anche un po' tragica, è quando mi hanno detto che appunto un dipinto di Capograssi nel cinema Airone era stato coperto perché insomma avevano dipinto dei pianeti, stelle, in stile diciamo discoteca, perché il cinema Airone era stato trasformato, insomma per un periodo è stato trasformato in una discoteca. Questo è un dato che ci allarma, che ci fa paura. Sì, un po' sì, però appunto quando vedi le immagini e le paragoni e vedi i pianeti, ci credo. Insomma, fa anche un po', diciamo, un po' un sorriso amaro per certi versi. Certo. Comunque, senti, appunto, Silvia, avete avuto modo di vedere, di fare un confronto con le altre città? Cioè, a Roma succede questo, a Firenze, a Milano, a Napoli, cosa succede? Anche lì hanno questo problema di cinema chiusi o ce l'abbiamo soltanto a Roma? No, cinema, la situazione è comune in tante altre città, perché chiaramente appunto la monosala è fallita, insomma ci sono tutta una serie di dinamiche che chiaramente non riguardano solo le grandi città, riguardano anche i piccoli centri. Io per esempio ultimamente avevo fatto una ricerca sui cinema chiusi di Venezia, perché anche lì ce ne sono moltissimi chiusi. In altre città poi ci sono anche altre associazioni che si occupano della riapertura di alcune sale o progetti magari anche di più ampio respiro, tipo al cinema, insomma. Quindi appunto è una situazione comune. È una situazione comune secondo te perché c'è forse una necessità di un rinnovamento dal punto di vista dell'offerta? Questa è un'opinione che chiedo a te. Sicuramente questi spazi vanno ripensati in un'ottica più contemporanea, nel senso se il progetto della monosala è fallito ed è poi vabbè subentrata appunto la multisala, che però cambia radicalmente un po' anche la struttura cinema, diventa più che un'architettura e un punto di incontro, un punto di fruizione, di consumo, ecco. E quello che andrebbe fatto appunto rivederla in ottica contemporanea, secondo me, e capire come riattivare questi spazi che diventino degli spazi polifunzionali, come dicevo prima, e certo, che siano molto ovviamente aperti a quello che succede sul territorio specifico in cui sono inseriti. Certo, questo adesso sicuramente ci sono tanti studi al riguardo per capire come fare a livello economico, chiaramente, perché quella è la cosa che più è problematica in questo senso. Ogni volta che sento questo